ecco qua, sono ancora qui, dopo tanto tempo che non c'era più questo format. Si sono accumulati in questi giorni, perché sennò prima ce n'avevo quattro dei pacchi, prima due, poi tre, poi quattro, e adesso si sono accumulati 24 pacchi, che sarebbe 24 unboxing. Questo format che piace a 90% dei miei fan e dei miei followers, come diceva il grande Omar Palermo, YouTube anch'io, ricordiamolo, eterno riposo, Don Omar Palermo, signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. E in questo format mi trovo con questa maglietta anni 80, i colori anni 80, guarda un po' che bello, sgargiante il colore, arancione, i tempi d'oro, quando ci si voleva bene tutti quanti. Quindi, ritornando a noi, ritornando a questo format, adesso ti faccio vedere quello che ci sarà dentro questi pacchi, quello che è il contenuto dell'interno di questi pacchi. Chissà cosa ci sarà? Sei curioso e curiosa? Io tanto. Oltretutto, però, specialmente perché sti pacchi è arrivati a me. Se arrivavano a te eri più curioso o curiosa, ovviamente, però è arrivata a me, sono più curioso io, è ovvio, no? Allora, per far sì che potrete vedere in futuro nuovi format di questo tipo, dipende tutto da voi. Nessuno è costretto, ricordati, non sei né costretta né costretto, dopo se sei in incrocio non siete costretti, come te pare a te. Chiunque vuole vedere questo format, se contribuisce lo vedrà, se non contribuisce non lo vedrà. Nessuno è costretto, ricordate, perché la lista Amazon è la lista dei desideri, non delle costrizioni, l'ho detto sempre. Dai, inizio adesso a aprire un piccolo pacchetto. Dai, questo qui. Qui ci dovrebbe essere un CD, qualcosa, vedi, c'è scritto CD. Vediamo un po'. Guarda, Montesi Matteo, questo è l'indirizzo mio. Guarda un po' adesso quando si spanna l'obiettivo. Dai. Oggi non mi trovo con la felpa, con l'ogo mio, perché è caldo, è estate, ormai, cioè è primavera, però pare che è arrivata l'estate, perché oggi faceva 28 gradi centigradi, ha messo l'allerta meteo, è due giorni che mette, che chissà cosa doveva fare, non ha fatto manco una goccia d'acqua. Guarda un po' cosa c'è qui, due campioncini di profumo. Oh, questi mi fa piacere, guarda, Dior, guarda un po', due campioncini di profumo, guarda. Celebra l'amore in ogni sua forma con Dior. Riscopri le nuove fragranze iconiche Miss Dior. Grazie chiunque tu sia, tu mi sembri una badia. Che cavolata. Però adesso mi è venuta sta frase che non c'entra niente, non ci dice per niente. Guarda un po' cosa c'è scritto qui. In francese c'è scritto qui, guarda. Guarda un po'. Miss Dior. Questo qui è il profumo da femmina, no? Femminile, e questo qua è il profumo maschile. Adesso sento questo qui femminile, un attimo. Mamma mia, le profuma. Poi questo qua, guarda, chi c'è scritto in inglese e in francese, guarda, Sauvage Dior. Sento un po' questo qui adesso. Nammi se che roba. Questo qui è un profumo da tamarro. Io sono anti-tamarro. Non che puzzo, però certo, a volte puzzo pure io, perché tanto tutti puzzamo, un pestamo de cammollo quando sudamo, però o de cipolla marcia, oppure de gatto morto, oppure de sorcettigna o topoligna o topolettigna o un pestatigna o morticigna o scheletrigna o e schiantatigna o. Però e ogni tanto qualche profumino me lo metto, vado ad acqua e sapone, lo spruzzo, quei campioni, e vado via senza che lo compro, che costa un occhio della testa. Se avete visto nella lista Amazon mia, sotto le descrizioni di ogni filmato c'è scritto, mi pare, Trussardi. C'è un profumo che ho messo nella lista perché è la lista dei desideri, non è delle costrizioni. Quindi ho messo il profumo Trussardi perché a me mi piace un bel po' quello lì. Una volta mi piaceva negli anni 90 Contradiction, non so chi l'ha sentito, invece a mamma Presage. Allora, adesso apro un altro pacchettino piccolissimo. Questo è più che pacco, è una lettera. Cosa ci sarà qui dentro qui? Oh, cos'è? Oh, cos'è? Oh, che schifo! Le piatte, guarda, oh,
le piatte, queste qui bisogna che mi ha fatto, oh, pensavo che era vero, oh, pensavo che era vero invece di plastica. E queste qui mi fa proprio schifo, apposta me le hanno mandate perché a me mi fa schifo. Le platte, guarda che roba, oh. E queste qui sarà il cibo futuro di chi è che me la mandate e di chi è che mi sta a guardare e di me medesimo. Questi insetti mangiandoli e ci donano tante proteine, questi qui. Quindi presto li mangeremo, sarà il nostro nutrimento futuro delle generazioni nuove. Ecco, adesso apro un altro pacco. A me mi fa piacere questi insetti, solo che mi ha fatto schifo all'inizio, perché questi insetti mi fa proprio schifo al massimo, come i scorpioni. Quindi chi è che me l'ha mandato ci ha acchiappato. Ecco, cominciamo con i libri, va. Cominciamo con i libri. Qui ovviamente non c'è scritto nessun biglietto, nemmeno di quello dei insetti, perché quelli verrà dalla Cambogia, questi insetti qui finti. Guarda, questo libro in inglese, Auf die Suble Fertige Los. Mi pare inglese, Mi pare inglese. Cos'è? È da bambini questo libro? Questo qui, questi sono i saldi di Amazon che costano una cazzata. Allora, per farmi fare un unboxing, mi mandano questi libri. Però io che non leggo, va nella riciclazione della carta. Perché tanto chi è che li va a leggere? Allora, adesso apro quest'altro pacchettino, va. Che curiosità, oh, che curiosità. Però mi prude il naso. Su naso, sa nappa, che nonno diceva, se tanto te da tanto, se c'hai la nappa grossa, anche l'albero della vita è grosso, però, per modo di dire, dai. Allora, vediamo, guarda, un regalo da Teo L. Ciao Matteo, con questo regalo ti addolcisci un po' la giornata, un saluto da Teo L. Guarda un po', adesso copro il cognome per privacy, ecco. Grazie Teo, grazie, guarda un po' cosa mi ha voluto fare. Questo qui dovrebbe costare 99 centesimi sulla lista Amazon. Quindi per continuare questo unboxing si potrebbe mandare anche questo, però la cioccolata a lungo andare non è che fa tanto bene, non fa bene per niente. Però se tu la mangi poco e poche volte te fa pure bene. Allora, adesso la mangio un pezzo. La mangio un pezzo, mi si è frammentata. E è buona sta cioccolata, oh. È buonissima. Grazie, grazie Teo. Adesso apro quest'altro pacco. Questo qui è un po' più grande, però si sente che c'è un libro. Infatti quando mio padre ha appoggiato questi pacchetti qui, queste buste, là alla camera sua, perché qui da me non so dove metterli, ha detto sarà tutta roba da buttare via, come sempre. Vediamo, va. Vedi? Queste cose che mi mandano giusto per continuare questo format. In realtà hanno speso dei soldi, pochi soldi, però hanno fatto un consumo di gasolio per il corriere, hanno fatto smaltire il corriere, e alla fine io questi li butto nella riciclazione della carta. Cos'è sta roba? Guarda, fammi vedere, va. È un peccato, è un peccato. Piuttosto non faccio più il format, no? Piuttosto, invece da mandarmi se cazzate, non faccio il format e basta, così inquiniamo di meno, no, l'ambiente. Perché sennò il corriere inquina col gasolio e tutto. E poi mi manda la roba che manco uso, utilizzo, la devo buttare via. Guarda, 14 febbraio bis 2 aprile. Guarda, è anche rovinato, guarda. È anche rovinato, stracciato. Vedi? Qui è un calendario inglese che io non ci faccio più niente. Poi vediamo, va. Vediamo questo qui cos'è. Vediamo un po'. Questo unboxing è un po' moscio stavolta. Però non ero pronto, capito? Non pensavo che mi arrivava quest'altri pacchi. Pensavo che non lo facevo più l'unboxing. Ormai non mi arrivava più niente. Invece io... mi è arrivato un pacco straordinario che non c'è scritto nome di nessuno, però chiunque sia stato o stata, io ringrazio tantissimo, tantissimo. C'è un pacco straordinario qui, che costa, mi pare, un'ottantina di euro, Dopo te faccio vedere, te faccio vedere. Perché sempre nella lista Amazon, io ci metto sempre la roba utile nella mia lista. Queste qui, robe tutte inutili, capito? Non ci si capisce niente, tutto...
in inglese, vedi tutti i rebus, tutti i conti matematici, chi ne va? Chi ne va da fare? Allora, adesso apro questo pacco qui, apro questo pacco, vediamo un po', Bologna Interporto Blocco, vedi? Vedi, praticamente, guarda un po', guarda un po', guarda, leggi bene, leggi bene. Praticamente proviene da Blocco Interporto Bologna, questo qui. E io ci sono andato, ben ti voglio, Interporto Blocco 8.1, vedi? Praticamente il corriere, quello lì dell'SDA, è venuto, c'aveva un foglio così, di un pacco che mi ha mandato, e doveva ritirare il pacco del computer mio, che lo dovevo dare all'amico mio, e per fargli la formattazione e per mettere Windows nuovo, no? E praticamente quello cosa ha fatto? Si è confuso, mi ha portato sul pacco, e il foglio del pacco che era allegato l'ha messo nel pacco da spedire, quindi è ritornato a Interporto, e dall'Interporto l'hanno spedito in Polonia. Il computer mio da 1600 euro, pensa che affare che ho fatto. Porca miseria, che peccato, vedi? Vedi che c'è scritto Interporto 8.1. Porca miseria, che roba. Guarda, non mi ci fa pensare, se no mi incazzo come una bestia. Guarda, vediamo un po' qui. Tanto anche se mi incazzo, fo tre fatiche. Mi incazzo, mi scazzo, me la pianto il culo. Adesso apro un po' questo pacchetto, eh? Ti chiedo scusa delle parole cattive, però. Guarda un po', cos'è? Oh, finalmente! Oh, pure questo. Pure questo è importante, guarda un po' cosa mi hanno mandato. Chi è stato io? Chi è stato a mandarmi questo? Roberto, godi di tuo regalo da Roberto, guarda un po'. Non ha messo il cognome, fate bene a non mettere il cognome, sennò per privacy dopo è un problema, roba che mi va a finire all'occhio di tutti, dopo la privacy è un problema. Grazie Roberto di questo caricatore del cellulare, in modo che quando sto fuori, che fa una live, posso fare la live quanto tempo mi pare, non mi si scarica il cellulare, perché io questo qui lo carico e poi metto l'USB al cellulare e così non mi si scarica mai. Questo me ce lo voleva tanto, guarda. Me ce lo voleva proprio questo affare qui. Grazie mille. Grazie Roberto. Mi fa tanto piacere. Guarda, qui dentro che c'è? Oh, un foglio di carta qui dentro. È vuoto, eh. È un pacco vuoto questo qui. Fammi vedere. Cos'è questa roba qui? Guarda. Una preghierina. Una preghierina. Guarda, la Via Crucis dei bambini. Guarda un po'. Chi è stato a mandarmi questa cosa? Non c'è scritto niente? Non c'è scritto niente. Questa qui costerà 20 centesimi questo qui. Via Crucis, guarda, catechista, Gesù è condannato a morte, ragazzo maltrattato, si lasciò umiliare. Questo qui lo porto sulla chiesa per i catechisti, eh? Grazie. Adesso apro un altro pacchettino, volevo aprire un pacchettino piccolo, quindi adesso si comincia con i pacchi un po' più grandicelli, eh? Vediamo un po' cosa ci sarà qui dentro. Oh, questo ci, guarda un po', chi è? Adesso prima leggo il biglietto. Allora, Luigi e Nicola. Luigi e Nicola. Guarda, grazie Matteo per i tuoi molteplici boccaggi. Da Luigi, Nicola, Marcello. Guarda un po'. Pure chi i cognomi non ce l'ha nei mesi, guarda. Vedi che non me li spedisco da per me stesso i pacchi per fare un unboxing? Se no a storia le ho fatti mille di unboxing. Guarda un po', bucaneve, vedi? Basta i bucaneve, queste sono cose come sono nella lista Amazon. Sono cose di largo consumo che ce le vuole sempre, perché bucaneve se finisce in 3-4 colazioni e ce le vuole sempre, capito? Quindi ci sta sempre nella lista. Basta un semplice bucaneve che costa un euro per continuare questo format, per chi è che gli piace. Sarebbe meglio le cose utili, capito? No, le cose inutili, tutti questi libri, controlibri, tutti inglese, francese, tedesco. Non c'è poi su tutti questi libri. Adesso apro, va. Adesso apro. Guarda, il sale, per esempio, il sale marino, gli ho dato, questo pure, ce l'ho messo nella lista Amazon. Perché una volta, per farmi scherzi, mi mandava nel sale della lavastoviglie. Per farmi scherzi bastardi. Dopo la fine ho detto, perché non ci metto il sale, quello lì che a me mi serve veramente per cucinare tutto? Allora ci ho messo questo e mi mandano questo, perché costa poco, è un pacco in più per fare il format. Grazie, grazie chiunque tu sia. Ecco, adesso apro quest'altro pacco che è stato chiuso così, un po' stranamente, però sempre da Amazon, quindi non è rovinato questo pacco. Apro e... A posto, adesso il taglierino ce l'ho di là e non l'ho preso, però stasera dopo di là c'è le persone, non posso andarci. Aspetta.
Aspetta, fammi vedere, va. Ecco, come al solito, immancabilmente, guarda un po' chi c'è. Ciao Matteo, ciao, sono sempre io, alla vendetta. Guarda un po', guarda, questi qui costa 20 centesimi l'uno e me mandene questi in modo che continuo il format, in modo che ci si ride, però a me non mi fa ride per niente, perché questa è carta sprecata proprio. Carta sprecata, gasolio buttato via dei corrieri, e tutti i chilometri che hanno fatto per mandarmi queste cavolate qui. Ne ripuzza, è bello il suo calendario, però è scaduto, capito? Non è calendario dell'anno, quest'anno, è dell'anno scorso. Allora, vediamo un po' chi è che ha scritto la stronzata. Angelo Custode del Fiume Muso, guarda che stronzata, guarda. Vediamo un po' la stronzata che ha detto questo qui. Ciao Matteo, hai fatto il cattivo e ti meriti una fornitura giornaliera di Neri Pozza. Una benedizione da Angelo Custode, Fiume Muso. Guarda che stronzata. Non farite più se cazzate lì, dai, non farite più. Vediamo un po' qui dentro. T'ha fatto ride prima che le platte ho buttato giù il pacco perché pensavo che era vero, t'ha fatto ride, t'ha fatto ride. Fallo un'altra O, perché a me mi fa piacere di questi insetti finti, Non l'ho messo nella lista, però mi ha fatto piacere. Vediamo un po'. Teo, sempre Teo. Ciao Matteo, ti regalo questi biscotti per la colazione, così puoi iniziare bene la giornata. Ciao, ciao da Teo. Teo L. Grazie Teo, un'altra volta? Grazie Teo, guarda un po' che belli biscotti. I bucaneri fanno sempre piacere, te l'ho detto, costano poco e valene tanto, molto buoni. E i bucaneve li mangiava nonno Bibbo, nonno Basilio, Marzioli. Eterno riposo dona nonno Basilio, signore. Risplenda lui la luce perpetua, riposi in pace, ame. Ecco, adesso apro questo pacco qui che non si sa cosa c'è. Questo qui proprio non è da Amazon. Non è da Amazon, guarda, Premium Gold. E il pacco è un surrogato di pacchi originali, quindi questo qui è stato impaccato privatamente. Vediamo un po', guarda un po'. Fammi vedere un po' cosa c'è qui dentro. Cosa ci sarà? Se c'è gli alimenti fatti in casa non li posso mangiare perché ci può essere qualche veleno, Cosa c'è qui dentro, Kiro? L'incarto de cos'è dell'expert. Guarda un po', via Calle. Oh, questo ci mi fa comodo per il bagno di casa. Adesso il prodotto lo butto nel letto perché rimbalza, non sporca perché è plastica, è chiuso, quindi lo butto nel letto che c'è il piumone, non rompo niente, perché c'è certi si è lamentati, ha detto guarda lì, te disprezzi la roba che te danno invece da ringraziare. Io ho sempre ringraziato, non disprezzo niente, poi non c'è bisogno che mi giustifico, non mi devo giustificare a te. Comunque grazie di questi prodotti che fanno molto comodo. Chi è sta gente, io? Chi è sta gente? Su giornale di che anno è, io? Di che anno è nel suo giornale, io? Fa un po' vedere. 26/2/2022, guarda, usa nei imballaggi dei giornali quotidiani. Guarda, ce n'è tre di questi prodotti. Questi fanno comodo, fanno comodo, li usiamo sempre io, mia madre, così come i padri. Allora, adesso apro quest'altro pacchetto. Dopo ti ricordo che c'è un pacco straordinario, straordinario, che te dopo ci avrai invidia un bel po', un bel po'. Ecco. Vediamo un po' cosa c'è qui. Guarda, oh, c'è un regalo, c'è un regalo. Guarda, oh, e una miseria, chi è? Massimiliano, questa caffettiera non potevo non regalartela. Ad ogni caffè ti ricorderai di me. E mettici la grappa nel caffè, altrimenti non è un caffè alpino. Più grappa che caffè, ovviamente. Privacy? No, grazie, da Massimiliano Chini. Guarda che roba, oh. Massimiliano, ma ha preso la caffettiera. Tu pensa che roba, Massimiliano, che l'ho sentito oggi per telefono. Grazie Massimiliano, perché io avevo messo nella lista Amazon la caffettiera dell'alpino, capito? Perché lui è stato un alpino per tanti anni, da quando era giovane. Non è che non è giovane, è giovane, però è stato un alpino, quindi mi ha mandato la caffettiera dell'alpino. Dopo io ho visto che costava abbastanza, una ventina d'euro, ho detto fammela levare, te pare che me la compri. Oh, Massimiliano, eccolo qui, che è incredibile Massimiliano, grazie Massimiliano, guarda, perfino il sacchetto m'ha dato. Guarda che roba. E Bialetti, la caffettiera dell'Alpino, guarda le bella. E poi verde speranza, verde anni 90. Questo qui cos'è? Un verde erba. Quanto è bella questa caffettiera. Domani me ce bevo il caffè alla salute di Massimiliano. Grazie Massimiliano, grazie.
questo qui lo appoggio qui perché è roba che mi si rompe. Se io rimbalza ante il letto, può darsi pure che casca per terra, come se rompe il pavimento. Vediamo un po'. Cosa c'è qui? Cosa c'è? Guarda. Un regalo da Massimiliano Chini. Questa caffettiera non potevo non regalartela. Ad ogni caffè ti ricorderai di me. E mettici la grappa nel caffè, altrimenti non è un caffè alpino. Più grappa che caffè, ovviamente. Privacy? No, grazie, da Massimiliano Chini. Guarda lì, oh. Ha pensato a tutto Massimiliano, guarda. La caffettiera del caffè, pensa un po'. Pensa un po', Massimiliano. Grazie, Massimiliano. Sei formidabile. Ecco, adesso cominciamo con i pacchi un po' più grandi, Con i pacchi un po' più grandi. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa ci sarà qui, Cosa ci sarà qui? Cos'è? Porca miseria, cosa c'è qui? Grazie! Gillette! Questi costano un occhio della testa, questi qui, questi gillette. Io, per carità, nella lista Amazon ci ho messo queste schiume da barba che costano, sono economiche, una è economica, però... 6 non è economiche per niente, quindi grazie chiunque sia stato. Adesso leggo il biglietto di chi è che stavi a darmi questa roba, a darmi queste schiume da barba. Chi è? Re Boomer, la schiuma da barba che utilizza anche il grande Re Boomer, da Re Boomer. Guarda un po', una bomboletta intera ce ne vuole. Re Boomer finanzia, da Re Boomer, guarda, oh, Re Boomer, guarda, vuole che consumi una bomboletta intera in un format di barba. Quindi domani, Re Boomer, domani, se Dio vuole che campo, che sopravvivo, mi spruzzerò una bomboletta intera ante la faccia. Alla faccia di chi è che, ovviamente, dopo c'ha da discorre, dice, ma te sei attendibile, sei un pagliaccio, sei del circo, sei un burattino, sei qui, sei matto, sei pazzo. Sì, so pazzo, non me ne frega, sono soddisfatto, orgoglioso da essere pazzo. Grazie Re Boomer, grazie mille. Allora, adesso apro quest'altro pacco. Cosa c'è qui, oh? Cosa c'è? Pure questo uguale a quell'altro. Le schiume da barba qui dentro, non me lo dire, Non me lo dire che c'è pure qui. Che soddisfazione. C'è chi è che gli piace il format della schiuma della barba? Il format mio della barba, c'è, ne sa. Cio, ceo! Cos'è questo? Cos'è? Un altro po' di schiume da barba! 12 schiume da barba! Però ovviamente non serve solo a me, ma serve pure per mio padre, perché anche lui c'ha la barba. Oh, Re Boomer da Re Boomer, un'altra volta, oh! La schiuma da barba che utilizza anche il grande Re Boomer da Re Boomer, guarda, oh! Re Boomer, guarda, oh, guarda un po', grazie Re Boomer, addirittura 12 schiume da barba addirittura, qui è incredibile, te ne sono molto grato, dopo anche Massimiliano, incredibile, con la tazza da caffè, con la moca da caffè da alpino, perché lui è innamorato degli alpini, perché è stato un alpino, quindi è... Ovviamente è bellissima la caffettiera che io ho trovato nella lista Amazon, l'ho fatta vedere e guarda un po', me l'ha comprata proprio a me. È incredibile, guarda, incredibile. Un giorno, se mi vieni a trovare, Massimiliano, te farò il caffè con la moca di caffè che mi hai regalato te, d'alpino. Te sei un alpino, grazie mille. Poi apro quest'altro pacco. Aspetta, Cucè, Kiko, cucè. Certo. E chi è che stavi? Luigi Nicola Marcello. Guarda, grazie Matteo per i tuoi molteplici boccaggi, da Luigi Nicola Marcello, guarda un po', Luigi Nicola Marcello, vediamo un po' cosa mi hanno dato, cosa mi hanno mandato. Ah, la pasta di cecco, questa che gli spinaci è buona, grazie, qui lo appoggio in telletto, perché tanto se casca mica si rompe. Poi e un'altra po' di Milka, questa qui è buonissima, sta cioccolata, però bisogna regolarsi, sennò dopo il colesterolo, il diabete va su, dopo il polisterolo bisogna che lo gratto le ruote dei tacchetti delle gomme della bicicletta, al contrario tu giri il pedale, i pedali, gira la ruota, la gomma, metti il polisterolo e fa la neve, perché la neve non nevica più, dovemo fare la neve col polisterolo. Adesso apro questo pacco. Ecco. E chi è? Chi è? O chi è stati?
E chi è? Prelive. Un regalo da Prelive. Ciao Matteo, goditi sta pasta. Un saluto da Prelive Gang. Ci fai sempre divertire. Da Prelive Gang. Guarda, oh. Chi sarà si Prelive Gang, oh? Chi è sta gente? Grazie Prelive Gang. Guarda, due paste, guarda. Sempre quelle di prima, al poggio stelletto. Mica... E maltratto la roba che mi danno, però è proprio perché qui non c'ho più posto, c'ho tutti i pacchi in i piedi e allora le butto un telletto, non discorre, non discorre. Grazie mille, mi fa tanto piacere. Adesso apro quest'altro pacco. Vediamo, E na miseria, cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Oh, questa non l'ho messa nella lista Amazon. Allora, un regalo da Wanda. Questi snack per il format degli assaggi, da gustare fino all'ultima briciola come solo Luke sa fare, di gran carriera. Un saluto a voi, cugini d'Italia, da Wanda. Da Wanda. Chi sarà sa Wanda? Da Wanda, guarda. Tre biglietti di Wanda, guarda. Chi sarà sa gente? Chi sarà sa gente? Grazie. Vabbè, vediamo un po' cos'è, però. Cos'è, oh? Tutti stronzetti di pecora. Guarda un po', cos'è? Stronzetti di pecora. Snack mio, però può essere pure per gli animali questo, che vedi che è per il ca. Questi è per il ca, quali cugini. E poi Wanda è un nome fittizio, sicuramente è un eterzie, oppure la bestia, sarà la bestia. Questo chi cos'è? Guarda un po' se pora vecchia chi. Questa sarà decessa, sarà carbonizzata in un fornetto. È vecchia, allora. E chi ha? Mature Kedar de... E questo qui invece è per... Questo sicuramente è per le persone, guarda. Vedi che c'è le patatine con una mano. Sicuramente. Allora, questo qua invece è per il ca. Snack Gang Adventure. Vedi che c'è il ca. C'è il cagnolo. Quindi lascialo mangiare i cagnoli. Al ca di mia sorella. E poi queste qui invece sono patatine. Wasabi Kishpil. Arnaboldi, mai sentito a dire, da dove viene? Dalla Cambogia questo qui. Patatine al gusto wasabi, un viaggio di gusto intorno al mondo. Grazie. Comunque, se fossi vero, o vera che sia, corna, uomo, incrocio, grazie, ma da mangiare il ca bisogna che lo fa mangiare il ca, non bisogna che lo mangiamo, no. A posto. Allora, adesso apro quest'altro pacco. Cosa ci sarà qui dentro? Un altro po' di pasta. Aia, oh, mi sono mucinato un labbro. Che dolore, mamma tua. Ho visto le stelle, Aspetta, Cos'è tutta sta carta? Cos'è sta roba? Oh. I Pringles, questi qui, te mazza lo stomaco perché c'è... La cosa lì, il peperoncino, però mi sa che è sempre quella Wanda lì, o no? Lorenzo S. Quel sonno che per altri è pace, sarà strazio, novello, ed un rimorso freddo e tenace verrà a roderti il cervello. Queste son per gli assaggi, niente non è, da Lorenzo Ste. Guarda, copro il cognome per privacy. E l'unico che non c'ha privacy è Massimiliano, vedi? Ho coperto il cognome, grazie, anche se io non l'ho messa nella lista Amazon, però per gli assaggi, questo gli piace a Jonathan, quindi faremo degli assaggi presto, non si sa quando, però, perché non so quando posso andare giù, ma dai, vedremo, dai. Però è insufficiente gli assaggi, perché dopo patatine, dopo 5 minuti finiamo gli assaggi, quindi ci vuole molto di più, e c'è gli affettati, c'è un po' di roba. Nella lista Amazon, chi è che vuole vedere i tre cugini d'Italia, compreso Jonathan, nella lista Amazon, per fare quel format lì, ci sono dei salumi e delle cose, proprio dei cesti pieni di roba, e per fare quegli assaggi ci vuole quelli lì, perché le patatine, queste cose qui, che se decide... Per terze parti non è detto che le andiamo a mangiare, e quindi chi è che vuole gli assaggi, bisogna che chi è che vuole vedere il format di assaggi dei cugini d'Italia, i tre cugini d'Italia, bisogna che prenda la roba che c'è nella lista Amazon che c'ho nelle descrizioni di ogni filmato mio. Allora, apro qui, guarda un po' cosa c'è qui in questo pacco. Chi è che sta?
E na miseria, Flavio, Paola e Marci. Un piccolo grazie per le grandi risate che ci fai fare con i tuoi boccaggi. Spero che ti sia utile. Un saluto da Flavio, Lupo e Paola Volpe. Ti saluta anche mia mamma, che impazzisce per gli unboxing. Se può, bucca da Flavio, Paola e Marci. Guarda, oh, guarda un po'. Pure la madre mi segue, oh, incredibile. Non ce se può credere. Grazie, grazie a voi. Guarda i biscotti, oh. Adè li butto un telletto, non pensa male che maltratto la roba che mi si dà, Io ringrazio sempre a tutti. Li butto un telletto perché non c'ho più posto un te i piedi. E na miseria, guarda un po', pure io svevo. Questi qui piaceva tanto a mio figlio quando era piccolo, che non gli piace più. Questi invece le usa molto mia madre, gli piace tanto, grazie di queste saponette. Queste cose molto utili che c'è nella lista Amazon, le potete trovare nella mia lista Amazon, lì trovate tutte le cose più utili. Dopo, se c'è qualcuno, lor signore, che vuole fare il monopattino per mio figlio, che presto farà la cresima, e fra un mese farà la cresima, e quindi gli devo fare un regalo, gli dovrei fare un monopattino, però costa troppo. Dopo, se c'è qualche bestia che ha un sacco di quattrini, glielo può fare nella lista Amazon, cioè. Però io non te lo chiedo, non te lo chiedo, ho detto solo un prefazio, ho fatto un prefazio di un libro. Allora, guarda un po', le belle queste saponette buone. Dopo c'è anche chi è che vuole i format con Stefano e Umberto, quel format lì, chi è che mi segue lo sa, per quel format lì ci vuole i trattori a batteria, elettronici, e c'è i cami a batteria elettronici, e quel format è più la roba elettronica e più riuscirete a vederlo quel format, perché se non c'è i mezzi è difficile, però noi ci creiamo sempre qualcosa, io e mio figlio, siamo creativi. Guarda un po'. Vediamo un po' la pasta, guarda un po' la pasta Barilla, piccolini, mini tortiglioni, vedi da 6, la pasta, vedi, questo qui fa cose molto molto che fa comodo, grazie, nel sen, piatti, che io lavo tutto un continuo, pure mia madre, lavavamo sempre, adesso te leggo un'altra volta il fogliettino, il foglio, Flavio, Paola e Marci. Un piccolo grazie per le grandi risate che ci fai fare con i tuoi boccaggi. Spero che ti sia utile. Un saluto da Flavio, Lupo e Paola Volpe. Ti saluta anche mia mamma, che impazzisce per gli unboxing. Se può, bocca da Flavia, Paolo e Marci. Guarda, oh. Grazie, Flavia, Paolo e Marci. Adesso devo aprire su pacco chi c'è le batterie. Chissà cosa ci sarà qui dentro qui. Chissà cosa ci sarà. Siccome mi sono ingrassato, qui non si direbbe, no? Vedi che c'è la faretra, c'ho secco secco come lo spì, però mi sono ingrassato, sono quasi 90 kg, quindi le guance mi sono ingrassate e c'ho la carne che mi spendula ante i denti, no? E quando schiaccio chi mi sbrego i labbri. Te sei contenta? Contenta? Guarda lì che roba! Perché c'è il simbolo delle batterie? Cos'è? A batteria questa roba qui? Guarda un po', c'è il cacciavite, quello per cogliere sulla rubaccia. Allora farò il format per cogliere sulla rubaccia. Non c'è scritto niente chi è che me l'ha mandato. Non c'è scritto niente, eccolo qui, oh. Si è stropicciato, guarda. Super Alex, guarda un po'. Ciao Matteo, tieni sta pinza per cogliere sulla grascia dei greppi. Dai greppi, e non con le ma, come il mammo, da Super Alex e fan de ferro di Twitch, da Super Alex, guarda, oh, grazie Super Alex, molto gentile, gentilissimo, questa l'hai pagata 26 euro, 50.000 lire di grappetta, pensa Super Alex, stavolta i unboxing è molto buoni, ho aspettato tanto, però stavolta ho ricevuto abbastanza importanti, cose molto importanti, è meglio a ricevere pochi pacchi importanti, piuttosto che tanti pacchi che tocca tutto a buttare via, per esempio quei calendari del cavolo che non servono a niente. Tova, per chi è che me l'ha mandati. Allora, adesso vediamo un po' chi è. Chi è questo da te? Schiuma da barba, chi è? Luca da Firenze, oh. Luca da Firenze mi ha scritto proprio in persona, è andato in posta a spedirmi la schiuma da barba che quell'altro ragazzo me l'ha mandato, Re Boomer, mi ha mandato 12 schiume da barba, e pure sul ragazzo Luca. Grazie Luca. Ecco, vabbè, vediamo qua. Vediamo quante ce n'è qui. Guarda la carta igienica, chi? No, la carta. Guarda che roba cosa mi ha mandato! Guarda cosa mi ha mandato Luca! Grazie Luca, guarda lì il proraso!
il Pruraso, che mi piace tanto, mi ricorda Privato, buonanima, oppure Bruno, il barbiere, i barbieri, Privato e Bruno, eterno riposo, dona a loro, Signore, splende a loro la luce perpetua, riposo in pace, amen. Guarda un po', questo roscio non ce l'ho avuto mai, Pruraso roscio, bello, che soddisfazione. Guarda, quello bianco ce l'ho avuto, però non me lo ricordo più, questo qui dovrebbe essere... Al tè verde e avena, c'è scritto, dovrebbe essere un corno. Però guarda un po' cosa mi ha mandato pure questo. Non ci si può credere. Porca miseria. Le lamette che costa un occhio della testa. Grazie Luca. Te sei molto disturbato, eh. Una miseria. C'è qualcuno che gli piace il format del taglio di barba che faccio. Qui c'è una lettera privata. Una lettera privata, fa un po' vedere. E un'altra schiuma da barba. Quante ce n'è? Due, tre, quattro? 4, 2 Pruraso verdi che mi piace tanto. E che soddisfazione. Dopo cosa c'è qua dentro che io? Guarda, questa carta ce l'ha messa per imballare in modo che non si rompa il contenuto. Guarda un po' cosa c'è. E allume di rocca, raccomandato per pelli sensibili. Sticche after scheve. E l'allume di rocca è un sale minerale naturale con proprietà antisettiche e astringenti, particolarmente adatto dopo la rasatura, rinfresca, tonifica la pelle e il suo naturale effetto emostatico aiuta a cicatrizzare e purificare i piccoli tagli della rasatura. E Natura Amica tutela il consumatore utilizzando solo principi attivi naturali, efficienti e sicuri. E grazie, grazie, grazie Luca da Firenze. Luca da Firenze, guarda i guanti per andare a cogliere sulla porcheria quando faccio le bonifiche. Deve essere che sto Luca mi segue. Grazie Luca, io te ringrazio tanto, te ne sono molto grato. E nammi se, guarda, i guanti della coppa, ho andato la coppa a comprare tutte queste schiume. Quanti speso? Un occhio della testa, eh? Un occhio della testa. Adesso fammi un po' vedere questa lettera, chi questa è privata, è privacy, mi sa. È privacy, però mi sa che non lo so se la posso leggere in pubblico. Adesso copro. Ciao Matteo, sono Luca da Firenze, ti volevo dire che sei una brava persona. Vai avanti così, senza fermarti. Ci sono tante persone... Che tieni compagnia con i tuoi video e i super bucaggi. Ti auguro tanta felicità e serenità. Luca Z. Guarda, adesso però non ti posso far vedere per privacy il cognome. Guarda un po' con Luca. Guarda un po' le bravo Luca. Grazie, sei bravo te, no io. Io faccio quello che posso. Ho sempre fatto le esplorazioni dal 1986 in poi. Dopo però su YouTube dal 2006. È tanto che ci sto. Allora, dai esordi, io sono uno dal principio di YouTube, capito? Dagli esordi. Oh, cos'è? Oh, mi si è sgonfiato il pallone. Fammi vedere. Cosa c'è qui? Le Pringles, guarda. Adesso però devo far piano perché questo qua su dorme, dopo mi manda l'imprecazione. Mi manda i colpi perché faccio rumore. Guarda un po'. Pringles, pizza flavor. Questo è sempre per gli assaggi di cucini, per i cucini. Però la tiro un telletto, però non maltratto la roba, ricordate. L'appoggio lì perché non c'ho posto qua sotto. Guarda, guarda. Un regalo da Luigi Nicola Marcello. E nammi se Luigi Nicola Marcello. Come ci avete pensato? Incredibile, guarda, stavolta, a parte le platte e a parte quei calendari delle ripozza che hanno rotto proprio le palle. Ha scoppiato? A parte quelli, però tutte cose utili, grazie, grazie mille a tutti. Tova, per chi è che mi ha mandato i cosi insetti e per chi è che mi ha mandato ne ripozza. Guarda, grazie Matteo per i tuoi molteplici buccaggi da Luigi Nicola Marcello, guarda. Guarda un po'. Oh, adesso ci. Guarda un po', oh, finalmente questo mi fa molto comodo a mia madre per lavare tutto un continuo. Con tutto un continuo lava. Guarda. E questo uscì, però devo stare attenti perché roba che mi si stacca e il tappo dopo mi mollo tutto il piumo, dopo te sei contenta e contenta. Dopo devo lavare tutto. Allora, vediamo un po'. Adesso quali pacchi mi ci rimasi? 4 pacchi, poi l'ultimo in assoluto, una cosa incredibile che tu non te ne immagini. Non te ne immagini, dentro che c'è? La pasta. Guarda. E chi è che mi ha mandato sta pasta?
Emanuele F, oh, Emanuele, una volta l'ho visto come sta su Emanuele, eh? Già mi aveva mandato tempo fa un po' di roba. Goditi il tuo regalo da Emanuele Free. Però non continuo il cognome, sennò per privacy dopo mi denuncia. Grazie Emanuele, guarda la pasta, oh, guarda la pasta, però l'appoggio qui, oppure la metto là. La metto là, va. Devo stare attenti perché sennò mi si sbriciola tutta all'interno. Tiro un telletto. Tanto questi sono pacchetti puliti, capito? C'è la plastica, è nuova, capito? Quindi non è che mi sporca il piumone. Se no c'è da lavarlo, costa 30 euro a lavarlo in lavanderia il piumone, eh? Guarda un po'. Dopo, se no è tutto un cavolo, conviene comprarlo nuovo, come le stampanti, no? La stampante costa 50 euro, le cartucce ti costa 60, cambi la stampante direttamente. Allora, adesso apro un altro pacco, una miseria, che c'è qui dentro? Cos'è? C'è la bomba nucleare dei cosoli, come si chiama? De Putin. Un ordigno termonucleare. Guarda un po' i boccolotti. E chi è che sta a farmi questa pasta? Chi è? Emanuele, sempre Emanuele, grazie Emanuele. Grazie mille, a parte che l'ho letto prima. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Oh, cos'è? Su pacco chi l'ho aperto? Sì, ho aperto tutto, eh. Mi manca tre pacchi. Tre. Vediamo un po'. Oh, finalmente. Chi è che è stato qui? Emanuele, un'altra volta, oh. Non mi sei Emanuele, grazie, oh. Guarda un po', il soft fa molto comodo, guarda, per lavare. E anzi, se vi dico, se volete contribuire a vedere nuovi format di unboxing, potete mandare anche i detersivi, perché fa sempre comodo. E c'è tante cose utili nella lista Amazon, la lista dei desideri mia. Quindi, dopo, chi è che vuole fare un pensiero per mio figlio, per la cresima, gli faccia un bel monopattino. Perché c'è chi è che non lo può le fa, perché non campando d'aria non si può le fa, però c'è chi è che campa d'aria ancora. Quindi c'è i monarchi, le bestie, e poi campene d'aria pure gli oligarchi, tutti i quadri che si è fatti anni indietro. Guarda un po' cosa c'è qui. Grazie Emanuele, questo qui fa molto comodo a mia madre e mio padre che c'hanno le dentiere. E poi mio figlio c'aveva l'apparecchio, gli faceva comodo pure a lui, adesso non ce l'ha più. Guarda un po'. Che pacco grosso! Non ci sarà chi io! Questo per esempio non l'ho messo nella lista Amazon, vedi? Non l'ho messo, questa è. Cos'è? Guarda che libro! Gian e Marzè. Chi è sta gente qui? Guarda. Barcellona, Villen, strade, unte, dinghe, gringhe, brumbe, brimbe. Guarda, questo qui, chi lo legge? Guarda, due innamorati che si buttano in mezzo a un fiume e si ammazzano. Guarda un po' cosa c'è. Monotisplaner 2020. Guarda, questo qui è scaduto e lo danno via a poco prezzo. Allora, per consumare il pianeta, me mandene se cazzate. Dai, però niente, non è, dai. Grazie per continuare questo format. Adesso l'ultimo pacco in assoluto, il più costoso che c'è. Il più costoso. Non essere invidiosa, che può essere pure che a te mi pia un colpo secco, un attacco di cuore e crepo qui, dopo me li sbatto tutta sta roba che mi è arrivata. Quindi non essere invidiosa, perché l'invidia proviene dal demonio. Noi dobbiamo stare con Gesù, perché Gesù è l'unica nostra salvezza, ricordati. Guarda un po' cosa c'è qui. Guarda! Lo sai cos'è? Pare un pneumatico solo. Pare un pneumatico di una macchina. Invece ce n'è tre. È per l'ape, è per il motocarro, è per l'apetto che io ho fatto per mio figlio. Quindi l'apetto necessitava di gomme nuove, perché quelle gomme che c'è su è dell'83, mai cambiate, era di un vecchio stravecchio che ci andavo sempre a 20 all'ora, e con l'ape l'ho dovuto giusta tutto, un mare dei quattrini, e però c'è le ruote vecchie, perché io non campando d'aria, e l'ho messo nella lista e mi arrivate dopo mesi e mesi che era nella lista. Adesso ovviamente servirebbe la marmitta nuova, e tutte le robe interne nuove che c'è nella lista Amazon. Chi è che vuole contribuire, contribuisca. Fate come volete, nessuno è costretto.
Nessuno è costretti, non si deve sentire nessuno costretto, perché la lista Amazon, lo ripeto, è la lista dei desideri, non è delle costrizioni. Quindi se volete contribuire a vedere un altro format di questo genere, se vi è piaciuto, contribuite mandando qualsiasi cosa dalla lista Amazon, anche le cose, se uno è squadrinato, anche le cose, a parte se uno è squadrinato non mi deve mandare niente assolutamente, però se uno c'ha qualcosa, qualche risorsa che vuole contribuire, lo faccia, lo può fare su tutti gli oggetti che c'è scritto nella lista Amazon. Allora, vi ringrazio tanto e dico a tutti che c'è tanta gente che mi ha chiesto: Matteo, come fa a avere una maglietta col logo tuo? Me la puoi vendere? Io dico, io non la posso vendere perché io mica c'ho il negozio. Il negozio è a Roma, è un negozio di terze parti, un negozio che stampa i gadget miei. Matteo Montesi Tostadora, vai su Google e scrivi Matteo Montesi Tostadora e potrai ordinare in base alla taglia, al colore, alla grafica che vuoi, eh? Ciao a tutti e al prossimo unboxing, se ci sarà, se volete voi, dipende tutto da voi. Ciao da me, Matteo Montesi, unboxing.